scendiamo al Team Lab. Un museo di arte visiva. Sì, è tipo una cosa molto strana, quindi sarà molto particolare. Parliamole di queste metro, funzionano tutte veramente bene, giuro non ho mai sentito un cattivo odore qua sopra, la gente è completamente zitta, sto parlando solo io in questo momento praticamente. Di notte è facile vedere qualcuno che è sdraiato, che dorme, sono in giacca e cravatta, sono sfatti perché... anche dal lavoro. Una delle cose che mi stanno piacendo di più di questa città è che quando vai in giro ti senti veramente al sicuro. In metro ti senti al sicuro al 100%, non hai mai paura che qualcuno ti dia fastidio, non devi mai stare allerta perché hai paura che qualcuno ti derubi. Ovviamente poi vabbè, ci sono i quartieri un po' più pericolosi, però credo che è la città dove mi sono sentito più al sicuro andando in giro, quindi top. Altra cosa che mi sta piacendo veramente tanto è che hanno cura di qualsiasi cosa, anche questi giardinetti che sono sparsi per la città, tipo questo. Non c'è una cazzo di carta per terra, le stazioni delle metro sono tutte pulite, non c'è una carta per terra in tutta la città, una cosa incredibile. Altra cosa figa sono gli attraversamenti pedonali, hanno tutti questa cosa, quelle barre verdi che ti indicano quanto manca alla fine del verde. Ho scoperto di avere un talento. Ecco, una cosa che non sopporto invece di questa città e le sirene delle ambulanze e dei pompieri ti trapanano veramente il cervello. Sentite che roba, è allucinante. Siamo arrivati al Team Lab, abbiamo scoperto che per entrare bisogna depurarsi i piedi, togliersi le scarpe e depurarsi i piedi. Confusione. Lavarsi i piedi sostanzialmente. Strano. Mi hanno spudoratamente mentito, non bisogna lavarsi i piedi, ma bisogna togliersi le scarpe. E cazzo ridi, Jerry? Ma via, scusate, è un po' burlone. Abbiamo dovuto toglierci le scarpe, come vedete, quindi siamo a piedi scalzi e stiamo entrando. È buio completo, voi non vedete, ma ci siamo tutti tolti le calze, quindi siamo a piedi nudi. È una compilation di OnlyFans. E quello che vediamo noi è questo. C'è una rampa di scale con delle luci, si sale. Una salita con dell'acqua. Non si vede una mazza ovviamente perché è tutto buio. È un'esperienza sensoriale, in teoria. Io sento freddo i piedi. Guardate. C'è un botto di cloro. Sembra di essere in piscina. Buoni funghi a tutti, eh! Cosa cazzo è? Cosa sta succedendo? Ragazzi, verso l'utero. E come lo riprendono? Si vede la mazza. Siamo tutti. Ecco, questo è Luca, in una stanza enorme. È caduto Luca! Prova a correre. Dice di non fermarsi. Vai, corri, corri. Vai la corsa. Prova a correre, sto morendo. Amore! Alessandra! Abbiamo perso Alessandra! Tutto bene? Porca troia! Oh Gesù santo! Tutto bene Stan? Porca tua! Ma che meraviglia! Tutti i LED! Mi sembra che ce ne siano miliardi! In camera non rende, dovete assolutamente venire esatto. A viverlo perché non rende assolutamente quello che è noi stiamo guardando. È proprio un'esperienza sensoriale come quella che c'è scritta.
sembra di essere dentro la matrice, dentro Matrix. Ovviamente non si vede niente, ci vuole l'acqua altissima, tra l'altro. Aspetta, ci sono i pesci. Ci sono i pesci. No, vabbè, sto male. Non so se si vede, ma ci sono dei pesci fatti di LED. Siamo in una stanza con l'acqua che arriva alle ginocchia, con alle pareti degli specchi, e la stanza è enorme, cioè un Jerry selvatico. Stanza enorme, appunto, con gli specchi e l'acqua, che è bianca con dei riflessi colorati. In dei punti è più calda. Qualcuno avrà fatto pipì? Non lo so, ho perso Luca e Matt in tutto questo. Che proiettano fiori, sono tutti seduti per terra, ovviamente il pavimento è sempre uno specchio. Wow. Ora siamo sdraiati per terra e ci cadono addosso dei petali. Adesso siamo in quest'area dove ci sono un sacco di uova. Vagamente Interstellar, con un po' di 2001 Odissea nello spazio, ha quelle vibes da nuovo mondo. Ma dopo le uova siamo in un corridoio di specchi con delle piante che fanno su e giù. Una bella esperienza, ma forse un po' troppo breve. L'avrei fatta durare un po' di più. Soprattutto la seconda parte del giardino, sono solo due experience. Ne avrei aggiunta una almeno. Però bello, cioè diverso dalle solite cose che si vedono, quindi da provare sicuramente. Abbiamo appena preso la monorotaia, come si vede nei film futuristici. In Giappone si fanno le Suica o le Pasmo, che sono delle ricaricabili che servono poi da passare, fare tutu, per entrare nella metro. Luca stava utilizzando però cioè uno si può compondere. Questa che è la tessera dell'albergo. E non riuscivo a passare, mi chiedevo, ma com'è possibile? Ho trovato questa roba incredibile per la strada, praticamente calcola il rumore ambientale. Sale e scende in base appunto al traffico, al rumore che c'è per strada. Dobbiamo metterlo pure da noi. Finalmente siamo riusciti a venire a cenare all'Ushia, che è un yakiniku. C'è la piastra in mezzo al tavolo, ti portano la carne cruda e te la cuoci tu con la fiamma. Ovviamente noi facciamo il tavolo ignorante, quindi abbiamo preso un po' di tutto per provare. Spenderemo una fracca perché costa veramente un botto, ma chi se ne frega, si vive una volta sola, mangiamo come dei maiali. È arrivato il grasso, adesso butteremo il grasso là sopra. Il grasso l'hanno preso dalla mia pancia.
pizza va messa, levata e mangiata. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Come si dice in giapponese? Qualità della carne a livelli cosmici. Sono arrivati dei noodles veramente bellissimi visivamente. Sono veramente belli. Non male. Non male, dovevano essere caldi, ma in realtà sono freddi. Praticamente abbiamo questa parte qua che è la spalla, tutta questa parte qua, mentre questa parte qua è il premium loin, ovvero il lombo. Il lombo. Il lombo. Ah, food porn. Food porn. Signore e signori, alzate al cielo la vostra fetta di carne. Ah, sveglia. 3, 2, 1. Uno. Oh. Abbiamo preso un'ulteriore selection, quindi è la terza selection che prendiamo. Tipo, io ho paura di quanto abbiamo speso perché abbiamo fatto abbastanza schifo. Tra l'altro questo piatto è figo perché è tutti i pezzi del maiale, della pancia del maiale, divisi per tipologia di grassezza. Quindi si parte da una grassezza bassissima a una grassezza palese, tipo questa. Qual è la grassezza palese? La grassezza palese è tipo la mia, guarda. Abbiamo preso un altro piatto per chiudere, che è il primo piatto che abbiamo preso, ovvero la lingua premium, quindi è un taglio di lingua. Raga, io non ho mai mangiato la lingua in vita mia, sta roba è incredibile. Vi giuro, è incredibile. Per me è la più buona che ho mangiato questa sera. Abbiamo trovato questa bakery, fa delle cose veramente strane. Sembrano tipo bruschette. Aspetta, mi fa, prova questo. Calabria. Piccantissimo, sono le 10:30. Come iniziare la mattina da invece ho preso sto coso, ancora non ho capito cos'è. È buono, però è strano. Ho dato un morso dentro, mi sa che c'è una noce dentro. Sì, era proprio una noce, signore. Buono, particolare. Mi sa che ho sbagliato tutto. Attenzione. Test del biustellino. Ho preso. Ma cosa sopra? Ma che è? Sì. Ma buono. Non gli avrei dato un euro. 100 yen invece. Gli ho dati 400. Siamo in metro e stiamo andando al Tokyo Dome, che è lo stadio più grosso di Tokyo, se non del Giappone. Andiamo a vedere i Tokyo Giants. Sarà un'esperienza fantastica. Questa è l'uscita della metro, signori. Che cos'è? Questo è il Dome. Quelle sono le montagne russe. Ma che ne fa? Ma visto? No, vabbè. Ma io muoio. No, 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 no. Non guarda, no! Guarda! No, guarda dove va! Si è entrato tra 45 minuti, adesso andiamo a cercare lo store ufficiale. Ci siamo messi in fila per entrare nello store, per acquistare le maglie. Secondo me costeranno un delirio, ma non me ne ho fatto un cazzo. Una me la piglio anch'io. La compro e vaffanculo. Dopo numerosi tentativi siamo riusciti a comprare la jersey. Luca ha preso la bianca. Io ho preso il mio giocatore preferito. Ora vi faccio vedere, ragazzi. Wakabayashi. Io l'ho presa senza 9, nera. Perché così la uso anche per uscire. Wakabayashi. Raga, ma dove cazzo vi ho portato? Dove cazzo vi ho portato? Io adoro gli stadi al chiuso di baseball, questo è veramente uno dei stadi più fighi che abbia visto. Semplice, pulito, bellissimo. A differenza dell'America, dove vanno allo stadio a vedere il baseball per mangiare, passare il tempo, sono proprio nel chilling, c'è gente che sta al telefono addirittura, cioè neanche la guarda una partita a volte. Qua in Giappone invece è proprio sport nazionale a livelli cosmici, c'è proprio tifo, quindi sarà un'atmosfera più simile all'Italia che all'America. Questo mega schermo non esiste in America, roba del genere, cioè veramente incredibile sta presentazione.
assurdo. Mamma mia che intrattenimento, raga. Io e Luca che siamo stati al Dodger Stadium possiamo, ora possiamo vedere dirlo. La differenza, esatto. Raga, qua non me lo a livello di show, diciamo di visiva e intrattenimento, atmosfera, molto più bello dell'America. Raga, l'America è un teatro, questo è uno stadio. Hanno segnato ed è successo questo. Questo è praticamente il gesto dell'ombrello fatto agli avversari, ma versione Giappone. E questa partita ci sta procurando solo amarezza. Noi che tipiamo la squadra di casa abbiamo preso il dolcino. Non ho la minima idea di cosa sia. Testiamolo. Ah, è tipo. Allora, è tipo biscotto. Il gelato è buono e quello sopra fa cagare, ma fa tanto cagare. 6-0 al quarto inning, sono veramente una cosa orribile. Aberrante. Tra l'altro abbiamo scoperto che Luca ha comprato la maglia di un giocatore tipo sconosciuto. Quando eravamo in fila, quelli dietro di noi ci hanno detto, ma perché, perché hai comprato quella maglia? Why? Quel giocatore, perché praticamente lo conosce manco sua madre. E infatti non è neanche in panchina oggi, non esiste, vabbè. Aspettavano questo sport. Raga, perdevano 6-0. Vincono 8-7. Ma che cazzo vuol dire? 2-1. Siamo i portafortuna ufficiali, grazie di tutto.
Io vorrei dormire. No. Che cazzo è? Una ventola di qualcosa. Fuori.